La piccola Viola Ruggeri con il brano Ci vuole un titolo ha vinto la prima serata categoria piccoli della 49esima edizione della manifestazione canora Torre d'Oro, andata in scena ieri sera di fronte ad un nutrito pubblico nella piazza centrale del comune di Torre San Patrizio. È meraviglioso per me vedere i bambini che si mettono in gioco, i genitori che accompagnano i loro figli in questo loro sogno, che è una cosa sempre da fare, e non vedo l'ora di sentirli. Le canzoni sono meravigliose, loro sono splendidi, l'atmosfera è fantastica, e grazie a Torre San Patrizio che continua ancora a portare avanti questo progetto, e grazie per avermi voluto quest'anno a presentare questa serata di piccoli di questa sera. Come si chiama? Emozionatissima più dei bimbi che si esibiranno. Io sono Dora Lia e ho avuto la fortuna di essere l'insegnante di canto di quest'anno e ci siamo divertiti tantissimo, perché se per voi la Torre d'Oro è un concorso, per noi è stato un percorso. Quindi stasera è la festa della musica e lasciamo alla giuria il compito di valutare, osservare e fare classifiche. Noi invece facciamo confusione, applaudiamo, cantiamo tutti insieme e ci divertiamo. E sono qui per il secondo anno. Ho partecipato alla 47esima edizione della Torre d'Oro e mi sono divertito un sacco 2 anni fa, e quest'anno ho deciso di rimettermi in gioco sopra il palco. Ormai è diventata una tradizione collettiva della popolazione, per cui è un appuntamento immancabile dell'estate torrese, e ancora una volta i nostri bambini si sfideranno a suon di canzoni per la vittoria di questo che è un concorso, ripeto, tra i più antichi della regione, 49esima edizione. E l'anno prossimo, con la 50esima, ci attenderanno ancora più sorprese rispetto a quest'anno. Il murales è la realizzazione di un progetto da parte di bambini dai 7 ai 14 anni di Torre San Patrizio. Abbiamo voluto dare importanza al talento dei bambini. Stasera è la serata del talento canoro, ma ci sono altri talenti e Torre San Patrizio ne è pieno di bambini talentuosi. Quello che vedete è un progetto, è un murales realizzato con l'aiuto di artisti William Timi e Javiera Castro. È un murales che rappresenta dedicato a Robert Clemens Galletti, che è nato a Torre San Patrizio nel 1879 e morto nel 1932, ed è stato il precursore di Marconi, nonché pioniere delle telefonie senza fili.